Un interessante appuntamento è programmato per martedì 15 dicembre presso il Liceo Artistico di Cerignola nel Foggiano. Si tratta di un evento importante, esattamente un Open Day in cui verranno messe in evidenza le opportunità formative della scuola, la qualità didattica, ma soprattutto anche di conoscere appieno questa scuola. Lo facciamo con due collegamenti che abbiamo predisposto. Nell'ordine, in collegamento da Cerignola, la professoressa Magda Di Biase. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E Sono la in professoressa collegamento Di Biase. invece da Bari abbiamo Marian Baiato. Buonasera, professoressa. Buonasera a tutti. Grazie per aver risposto all'invito del nostro telegiornale. Allora, io partirei per dovere di cittadinanza, visto che siamo praticamente vicini, con, non me ne voglio la professoressa Bagliato, naturalmente, con Magda Di Biase. Allora, Magda, Open Day insieme alla tua collega, che cosa Esatto. avete preparato e cosa sarà questo Open Day? Beh, abbiamo preparato anzi, i ragazzi hanno preparato, hanno fatto un bel lavoro, hanno preparato, insomma, sono giorni che stanno preparando questa live, molto interessante, insomma, dove risponderemo a delle domande che ci vengono poste riguardo appunto la nostra offerta formativa, come hai appena detto tu, no? E quindi in diretta risponderemo a delle domande che insomma ci faranno. E i ragazzi veramente si stanno impegnando tantissimo, come sempre, hanno sempre tanta fantasia, e hanno messo su anche tantissimi video per far conoscere appunto la nostra scuola, perché in questo momento insomma non è possibile ricevere, quindi siamo noi che andiamo verso, insomma, incontro agli altri, ecco, sempre online. Bene, allora spostiamoci a Bari, professoressa Bagliato, tocca a lei. Sì, ecco, domani alle 10 ci sarà questa live in diretta dove si mostreranno appunto anche dal vivo, cioè dal vivo via video, i laboratori della scuola, i vari indirizzi, quello che facciamo e poi risponderemo appunto dal vivo a queste domande che ci aspettiamo dal pubblico alle 10. Su Switch, cioè bisogna andare a vedere sul sito e si possono capire insomma le modalità di collegamento. Naturalmente, questo sarà anche questa è la prima volta per quanto riguarda il liceo artistico che si fa un evento in modalità digitale, perché sappiamo tutto quello che sta succedendo in questi mesi. Allora, visto e ne approfitto anche della vostra presenza per chiedervi com'è la situazione nella vostra scuola, perché so che è pochissima la didattica in presenza, ma c'è molta didattica a distanza. Prima la Di Biase e poi la Bagliato. Magda. Sì, esatto, hai detto bene, stiamo facendo insomma tutti quanti didattica a distanza, tranne i laboratori, perché è importante insomma per i ragazzi, è difficile anzi fare i laboratori a distanza, è praticamente quasi impossibile, no? E quindi i laboratori, i ragazzi stanno andando a scuola, io stessa sono stata appunto. La scorsa settimana i ragazzi insomma stavano facendo dei disegni molto belli, altri stavano lavorando con l'argilla, insomma stanno funzionando i laboratori perché altrimenti a distanza sarebbe molto difficile. Mentre per quanto riguarda tutte le altre materie, stiamo utilizzando ovviamente la piattaforma Zoom per andare avanti con il nostro programma. Professoressa Difficile, Bagliato. però fattibile. Professoressa Bagliato. Sì, io invece insegno laboratorio, quindi posso dire che siamo operativi sul campo perché chiaramente abbiamo delle aule con delle attrezzature specifiche, quindi chiaramente appunto a distanza per i ragazzi sarebbe difficile poter comprendere delle tecniche, delle modalità di lavoro a distanza, anche perché appunto un conto a marzo è stato tutto chiuso all'improvviso, però tutta un'annualità in questa maniera diventa insomma grave per la didattica, ecco. E quindi noi stiamo lavorando, i ragazzi stanno venendo e hanno l'opportunità di non perdere questa manualità.
Auguriamoci che questa, che la didattica in presenza possa tornare quanto prima, perché so bene quanto vi mancano in presenza i vostri alunni, quindi è facile anche vederlo dai vostri occhi e dalle vostre parole. Professoressa Di Biase, posso chiederle come sta la preside Colucci? Spero che stia abbastanza bene, visto che non la sentiamo da parecchio. No, no, sta bene la preside, ci segue a distanza e sicuramente domani, insomma, sarà anche presente. È da un po', ovviamente, che non ci vediamo, essendo tutti quanti a distanza, quindi però sta bene, Mimmo, sta bene. Per fortuna, questa è già una bella notizia. Allora, professoressa Pagliato, prima di salutarmi e di congedarmi, progetti per il futuro? Ecco, io ci tenevo a promuovere questo concorso che la scuola sta facendo, dove si invitano i ragazzi delle scuole seconde e terze, delle scuole secondarie di primo grado a partecipare a un concorso che si chiama Rosati, è l'undicesima edizione e il tema è quello dell'arte come diritto e libertà di espressione ai tempi del Covid e si invitano i ragazzi a partecipare con elaborati artistici entro il 16 gennaio e faremo una premiazione sempre online, mostra online, quindi invitiamo i ragazzi delle scuole insomma, a partecipare. Perfetto, le modalità per partecipare, professoressa Pagliato? Si deve mandare un'email con la fotografia dell'elaborato e compilare una scheda di adesione. Tutto questo si può trovare sul sito della scuola. Perfetto, questa era la giusta informazione che dovevamo, volevamo completare tutto, ma evidentemente non potevamo ovviamente mancare a questo tassello. Bene, detto questo, c'è qualche cos'altro che volete aggiungere, professoressa? Beh, volevo comunque ricordare che la nostra scuola ha vinto il secondo premio, cioè il secondo posto al premio indietro dal MIUR Pirelli quest'anno. Volevo solo Bene. ricordarlo, insomma, tra tutti i premi, insomma, che anche gli anni passati ha vinto, insomma, bei premi. Quindi veramente partecipate perché è, insomma, un bel traguardo. Sì, Sì. prego, Giusto professoressa così. Spigliato, prego, dica. No, volevo giusto dire che ci sono altri appuntamenti per conoscere la scuola. Bene. Il 16 gennaio ci sarà un altro Open Day e poi faremo degli sportelli informativi online, cioè che in realtà sono già attivi, dove c'è la possibilità, diciamo, in maniera personale a conoscere i docenti e la scuola con un appuntamento privato online. Quindi sono tutte informazioni che si possono trovare sul sito. Bene, come diciamo sempre, visto che dobbiamo essere sempre primi sulla notizia, meglio che l'abbiamo fatta adesso, in modo che se lo facevamo tardi, a quest'ora non sapevamo più dove attingere informazioni. Bene, detto questo, con questa buona dose di positività per tutti quanti, ringraziamo la professoressa Di Biase per essere stata con noi. Grazie, grazie a voi. Grazie. Grazie anche alla professoressa Pagliato per la sua cortesia, naturalmente. Sperando e incrociando le dita che ci potremo rivedere personalmente. Grazie ancora. Grazie a Grazie, voi. buona serata. Grazie.